Però devo dire che comunque ecco, i giornali spesso ne parlano, nella critica del film si parla del doppiaggio. Vabbè, le critiche al doppiaggio quelle le sento spesso, ma più che altro perché oggi con i DVD in traccia originale Sì, uno riesce c'è la, a paragonarli e ci sono molti che conoscono bene l'inglese che quasi odiano il doppiaggio, lo A considerano. queste persone io dico sempre una cosa, che allora loro dovrebbero leggere la Bibbia in aramaico, sanscrito, non so in quale lingua è stata scritta all'origine, dovrebbero leggere la Ulisse di Joyce in inglese, dovrebbero leggere I Miserabili di Hugo in francese, Anche solo Goethe in tedesco. Il doppiaggio è una convenzione, il doppiaggio è una traduzione di una cosa che è stata fatta. E allora, queste persone non si mettono in testa che il doppiaggio non si vuole sostituire al lavoro già fatto. Il doppiaggio è, secondo me, un servizio che viene fatto allo spettatore perché si possa godere appieno l'opera che il regista ha immaginato. Allora noi non avremmo potuto divulgare capolavori assoluti perché il doppiaggio, per carità, sarebbe stata una grande perdita, ripeto, come se noi non avessimo conosciuto Joyce perché Joyce era inglese e quindi se tu non sai l'inglese Joyce non lo puoi leggere. Ma non esiste, no? Di tutti i grandi capolavori, i grandi premi Oscar. Certo, è un po' una forzatura, è un po' un. Però bisogna. Io credo che ci si possa convivere tranquillamente. Io credo che sia solo un discorso molto snob, molto da intellettuale radical chic che ama divulgare la sua cultura a uno spettatore, a un target che Via quello che senz'altro dicono. c'è anche una preparazione diversa da parte dei direttori e dei dialoghisti, per carità. Però io non, insomma, secondo me questo lavoro è un lavoro, è un servizio importante, non è fondamentale, non è da paragonare all'opera prima, cioè non è da paragonare a Spielberg che fa Schindler List, però Schindler List in Italia non avrebbe avuto pubblico seguito se non fosse stato doppiato, anche se avverto i signori che odiano il doppiaggio che ci sono comunque cinema dove i film li fanno in lingua originale, quindi voglio dire, se su 1 milione di persone ci sono 500 persone che amerebbero vedere i film in lingua originale, basta andare al cinema in lingua originale e se lo vedono. Poi oggi con nuove tecnologie c'è anche la TV Ma satellitare, certo, ma digitale, che certo. fa Sono polemiche parlare. sterili che non. Io cito sempre Fellini e cito, oddio, adesso non mi viene il nome di un grandissimo regista, lo stesso Gigi Magni. Ma quanti registi italiani hanno fatto i loro film sul leggio? Perché tu in originale sentivi che gli attori recitavano dicendo i numeri, dicendo frasi a casaccio, solo gesticolando, e poi in sala scrivevano i copioni. Voglio dire, ripeto, sono polemiche sterili, di persone culturalmente magari più evolute che ci tengono a far sapere che loro sono più evoluti di noi. A noi fa piacere, però io personalmente mi tengo stretto il doppiaggio, quello fatto bene, ovviamente, quello rigorosamente fatto bene.